È andato in scena presso la rinomata azienda Agrovo, leader nel settore della distribuzione di materie prime e semilavorati, il Belcolet Pastry Day, evento dedicato alla scoperta del vero cioccolato belga. Per l'occasione il maestro Roberto Rinaldini, pasticcere pluripremiato, ha creato deliziose ricette utilizzando pregiate materie prime. L'evento, riservato ai professionisti pasticceri e cioccolatieri, ha riscosso un notevole successo. Le cose da dire erano tante. E poi ogni volta c'è da capire un po' il pubblico, perché sanno tutti che sono cattivo, ma invece no, io non sono cattivo. Dolce trasgressione, lo dice la parola stessa, quando uno entra in pasticceria entra per trasgredire, lasciarsi alle spalle la giornata cattiva, ma il litigio magari con un amico, un familiare, la pena di lavoro, entri lì e sei come in un'altra dimensione, in un altro mondo. Noi abbiamo un compito grave, quello di non deluderli, e non è facile, perché i dolci devono essere perfetti, devono accompagnare non solo una degustazione straordinaria, ma anche proprio una filosofia. Il dolce è come l'alta moda, quando uno compra un pezzo di alta moda, compra quello per togliersi una grandissima soddisfazione e perché si vuole bene. Agrovo è un'azienda di cui ne ho viste poche in giro per l'Italia. Veramente una famiglia con una visione straordinaria, che ama i suoi clienti come pochi, proprio loro li amano nel proprio senso della parola. Ho visto fare delle cose per i clienti a tutte le ore del giorno e della notte, portare anche un sacco da 25 kg di farina, cosa che un altro fornitore probabilmente non farebbe. Loro hanno il pregio di mettersi a disposizione completa del cliente e hanno un concetto di qualità che va oltre l'eccellenza. Hanno veramente selezionato le migliori materie prime, non solo italiane ma mondiali, perché vogliono che i loro clienti abbiano la possibilità veramente di coinvolgere una clientela sempre più ampia, ma soprattutto rendere i prodotti che sono di questa terra straordinari come è la loro terra. Sono dolci fatti tutti con materie prime, cioccolato di alta qualità, panne di prima scelta, quindi non parliamo di surrogati. Parliamo di materie genuine, soprattutto perché vediamo giochi di colori che ci sembrano che fanno ingrassare, ma vi garantisco che sono dolci di primissima qualità, molto fieri, è sempre un piacere seguirlo da vicino, e soprattutto quando l'hai seguito per anni interi dai web, da tutti i giornali, per la sua fantasia, la sua creazione, e soprattutto dietro sapere che ci sono materie di altissima qualità. Lo seguiamo tanto sui lievitati, tra cui lui è creatore di un panettone Trilogy fantastico. Noi stiamo sempre cercando di portare più nomi prestigiosi nella nostra azienda, dovuto anche dell'azienda in cui commercializziamo, come l'azienda Burratos. Stiamo facendo dei salti molto importanti, soprattutto nel nostro territorio della Campania. Stiamo facendo un grande progetto che è 2018, forse in questa struttura a Pagani, valutiamo ancora di più il nostro territorio, dove lo portiamo addirittura a conoscere una multinazionale dall'estero che vogliono investire con la nostra società. Speriamo che il prossimo anno riusciremo a portare io e i miei fratelli in questa struttura, una nuova struttura dove all'avanguardia, dove si può fare molto, molto ancora di più. Sempre dare supporto ai nostri pasticceri, ai nostri panificatori soprattutto, al nostro settore pasticceria e gelateria, anche l'Oreca. Stiamo facendo una buona operazione, per qua lunedì e martedì coloro che vogliono fare con lievito naturale alcuni prodotti come prima colazione a panettone, abbiamo qua il nostro maestro Achille Zoio.